Cari amici, benvenuti in Return to Academyite, una bellissima mod in cui il protagonista principale non è Ayano ma suo figlio Hayato, uno yanderino che non ha paura di uccidere o comunque di fare guai pur di avere la ragazza che ama. Ma adesso, come potete notare, siamo ancora nei panni di Ayano, ma questa cosa cambierà in pochi istanti. Evochiamo dunque il nostro rivale per la terza volta e proviamo un terzo metodo di eliminazione, ed ecco qua Hayato che deve eliminare Ukeru. Soltanto che Ukeru non si è spawnato, questo potrebbe essere un problema, ecco. Ah no, eccolo, sta arrivando per fortuna. Doveva essere già lì a stalkerare Senpai, ma per fortuna è arrivato adesso. E le bullette ovviamente si stanno prendendo gioco di lui perché non sanno fare altro della loro vita. A questo punto, in base alla risposta che darò alle bullette, potrò scegliere di allearmi con loro, di allearmi con i delinquenti, oppure di non fare nessuna delle due cose. E visto che per il momento sono entrata sia con i delinquenti che con le bulle, stavolta starò neutrale. Oh mio Dio, guarda un po' chi c'è, quello stramboide che spia la gente. Ho sentito che l'hanno buttato fuori dal club degli strambi perché è troppo strambo. Ma non ti preoccupare, ti faremo entrare nel nostro gruppo. Ehi Kaisha, qualcuno ci sta spiando. Ehi tu, ragazzo che ci spia, vieni un po' qua. E ovviamente sta chiamando noi. Pensi che questo tizio dovrebbe far parte del nostro gruppo? Ho già provato ad aiutarlo, ho già provato a non essere interessato, stavolta proverò direttamente a ignorarle. E io non vi calcolo di striscio, quindi fatevi pure i fatti vostri. Ah, come ti pare? Davvero volete che io stia qui con voi? Assolutamente no! Sei un perdente e lo rimarrai per sempre! Poverino, che condizioni, che poverina, sta bestiolina bullizzata. E qui dietro c'è anche la ragazza innamorata di lui. Stai bene? Mi dispiace non averti potuto aiutare, ma quelle persone sono veramente cattive. No, ok, va bene così, non voglio che anche tu diventi un loro target, ecco. È per questo che ti ho detto di starmi lontano. No, aspetta, non te ne andare. E io sono ancora qui al telefono che mi faccio i fatti miei mentre si consumano brutte cose sotto i miei occhi. Ah, ma perché non posso essere onesta con me stessa e dirti che ti amo? Scommetto che insieme andrebbe tutto bene. Forse posso aiutarti io con questa faccenda romantica. Mia madre mi ha insegnato a sistemare queste cose. E come potresti fare tu ad aiutarmi esattamente? Lui crede che nessuno lo voglia in questo momento, ma è talmente disperato che accetterà l'unica persona che sembra voler avere a che fare con lui. Tu nel frattempo preparagli il pranzo, inventati un discorso sdolcinato e io ti assicuro che si innamorerà perdutamente di te. Ok, forse potrebbe anche funzionare. Dai, stai tranquilla, andrà tutto bene. Dobbiamo semplicemente aspettare. Ok. Dobbiamo scegliere però se avvelenare il vento oppure non avvelenarlo. Sapete che cosa? Per ora ho sempre scelto soltanto metodi di eliminazione pacifici, perciò non avveleno niente. Tasto Z. Facciamo in modo che il vento sia normale. Ecco, un normale vento preparato da una ragazza innamorata che vuole provarci con qualcuno. E mentre qui c'è il club di gaming al completo che si fa i fatti suoi, noi ce ne andiamo dritti dritti in classe. Ok, adesso le lezioni sono finite e io ho appena scoperto che la mia compagna di banco è la figlia di Raibaru e Budo, e poi c'è anche la figlia di Osana. Senpai, ciao senpai, come sei bella senpai, mi parli senpai, per favore senpai, siamo insieme senpai. Sei antipatica senpai. Eccoli sul tetto. Ukeru, vorrei parlarti. Ti ascolto. Io ti amo, ti ho sempre amato e non mi importa dei problemi che ti circondano, perché se saremo insieme vedrai che li risolveremo tutti quanti i tuoi problemi. Ma in realtà ti amo anch'io. Ma come? Allora perché perdevi tempo con senpai? Davvero? Ti prego, non giocare con i miei sentimenti. No, hai ragione tu, non mi ero mai accorta del fatto che tu ci sei sempre stata per me, che mi hai sempre supportato in qualche modo. Non importava quello che mi stava succedendo, tu c'eri. Vorresti essere la mia fidanzata? Oh mio Dio, sì che voglio! Ma certo! Ma perché non vi siete messi insieme prima, vorrei sapere? Ma che bisogno c'era di stare a perdere tempo con senpai? Oh, ma che carini, si sono pure baciati. Rivale eliminato in maniera, molto molto semplice. Dai, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Avrei potuto anche farlo fuori adesso avvelenandogli il pranzo, ma voglio dire, alla fine è già eliminato così com'è. Che bisogno c'era di ammazzarlo? Ve lo dico io, nessun bisogno. Infatti io sono una bimba brava e ho pensato bene di non eliminare mai il mio rivale perché volevo che sopravvivesse. Infatti guardate adesso com'è carino lì che mangia con la sua nuova fidanzata. Lei con queste belle guancette rosse, tutta imbarazzata, e lui lì tranquillo che mangia quello che gli ha preparato lei. Guardate.
guardate lì com'è ancora spaventato, perché comunque entrambi sono un po' codardi, però sono veramente carini e pucciosini e gli lascerò essere qui felici, tranquilli e piccioncini. Oppure potrei sempre riavviare la partita e mettermi a fare la sadica. Per esempio, facciamo finta che io abbia resettato casualmente la giornata e che abbia voglia di prendermela con il povero rivale con cui sono stata buona fino ad ora, ma con cui adesso voglio essere un po' più cattiva. E facciamo anche finta che io adesso scelga la Jay come risposta. Ops, poverino, è stato bullizzato. Adesso potete andarlo a consolare un pochino. Oh, ti senti bene? Quei tizi pensano di essere meglio di te. Dovresti veramente denunciarli alla vicepreside. Ops, arrivano delinquenti e di conseguenza Hayato decide di fare colpo su di loro buttando in terra il povero Ukeru. Oh, la principessa si è svegliata di cattivo umore stamattina. E io non sono una principessa, sono brutto e cattivo proprio come voi. Se quello che dice è vero, vai nella stanza del consiglio studentesco e portaci il libro rosso. Ci vediamo davanti all'inceneritore. Ok, vado. Non me ne frega assolutamente niente di diventare amico dei delinquenti, ma a questo punto voglio vedere come muore male il nostro povero rivale, visto che per ora l'ho sempre risparmiato e visto che il creatore della mod ha sprecato tempo prezioso della sua vita per fare in modo che il rivale potesse essere eliminato, almeno proviamo anche questi metodi. Ecco, vi ho portato il vostro libro rosso. Ok, forse sei un po' meno principessa di quanto pensassi. Dacci il libro e sparisci da qui comunque. E va bene, va bene, adesso vado di nuovo a fingere di essere amico del mio rivale, ok, ok. Tanto poi lo ammazzo. Scusami Ukeru per quello che ho fatto prima, lo volevo assolutamente fare, soltanto che non devi saperlo tu questo. È che quando ho visto i delinquenti ho panicato. No, non fa niente, so bene perché sono così aggressivi. È perché portano sostanze illegali qui a scuola, lo so perché li ho visti. Devo soltanto dirlo a una prof e verranno espulsi. Anzi, invece che alle prof, lo dirò alle ragazze del consiglio studentesco una volta che le lezioni saranno finite, così hai tutto il tempo di farmi fuori. No, volevo dire così hai tutto il tempo di prepararti psicologicamente all'idea. A dopo! Ragazzi, avete un problema? C'è il mio amichetto lì che sa tutto, anche dello zucchero che vi bevete dal naso, e ha intenzione di denunciarvi, così voi finite in gattabuia. E adesso che facciamo? Ci farà espellere e poi mandare in prigione? Dobbiamo liberarci di lui, ma come? Beh, ovviamente lo mandiamo in vacanza. Non so che cosa intenda per vacanza, ma ho paura di saperlo. Non avete qualche buon contatto, amici potenti? Non è questo il motivo per cui gli studenti vi temono? Mio zio ci potrebbe aiutare, ma dobbiamo fare in modo che Ukeru venga fuori da scuola. Per quello ci penserò io. Tu intanto chiama tuo zio. Perché ci stai aiutando? Che cos'è che vuoi da noi? Niente, ho semplicemente le mie ragioni per volere Ukeru fuori dai piedi. E se collaboriamo, tutti quanti ne beneficeremo. Va bene, ci vediamo fuori da scuola allora. Ottimo, non so perché, ma trovo che tutto questo sia molto cattivo. Adesso devo convincere... Praticamente devo convincere Ukeru a andare fuori e farsi ammazzare, ma guardate come sono carino e pucciosino con questa faccina innocente, quando innocente non sono per nulla. Ukeru? Ehi Ukeru, buone notizie per te. Adesso c'è un'insegnante pronta ad ascoltarti fuori da scuola, così sarai sicuro di poter denunciare i delinquenti. Davvero? Grazie mille Hayato, vado subito a parlarci allora. Dai, facciamo buttare fuori quei delinquenti una volta per tutte. Ecco, adesso dovrei parlare con i delinquenti del fatto che Ukeru è già fuori da scuola. Vediamo un po' dove va a infilarsi lui, che io vado da loro poi. Ma dove sta andando quest'uomo? Oh, dove stai andando? Così fuori? Ah no, ok, lì fuori vicino all'albero. Va bene, va bene. Ragazzi, il tizio è fuori, eh? Se vi interessa saperlo, è il momento buono per agire. Ukeru è fuori da scuola adesso. E anche ben lontano dalla prof di ginnastica. Perfetto. Mio zio ha mandato delle persone per lui. Non lo vedremo mai più. Oh no. Dove lo porteranno? Cosa gli succederà? Ma cosa te ne frega, Hayato? L'hai fatta tu tutta sta storia. Boh, non ho idea. Usa l'immaginazione. A proposito, grazie per averci fatto la spia e per averci aiutato. Beh, senti perdente, se vuoi diventare un nostro amico, potresti esserci utile. Molto volentieri, ma non voglio essere troppo ovvio. Preferisco tremare nell'ombra e fare da tramite tra voi e gli altri studenti. Ottima idea, ci vediamo più tardi, Hayato, rivale eliminato. Immagino che qui fuori non ci sarà più nessuno ormai ad aspettare, giusto? Beh, sì, in effetti direi che questo tizio è letteralmente sparito nel nulla. Chissà che cosa ne sarà di lui, poverino. Ciao ciao! Ho
riavviato la giornata e mi trovo di nuovo nella posizione di dover scegliere che cosa dire al mio caro piccolo rivale. E stavolta vorrei dar retta alle bullette, pertanto fingiamo di aiutarlo per poi aiutare in realtà le bullette. Beh, a dir la verità, non puoi unirti a loro perché sei uno sfigato e lo rimarrai per sempre. E loro ovviamente ridono come pazze del fatto che io ho dato spettacolo. Povero Ukeru. Oh, com'è stato divertente, non mi aspettavo che ti saresti comportato così. Non lo facciamo spesso, però potremmo veramente invitarti a unirti a noi. Ma prima devi fare una cosa, portaci il libro rosso nella stanza del consiglio studentesco. Sì, vogliono tutti questo libro rosso, non c'è problema, ve lo porto, tranquilli. Ecco, vi ho portato il vostro libro, siete contenti? Oh mio Dio, l'hai fatto veramente, non c'è dubbio, benvenuto nel gruppo. Ci vediamo durante l'ora delle pulizie nel giardino che c'è a est. Ma come, saltiamo l'orario delle pulizie? Non puliamo? Assolutamente no. Ah sì? E io vi denuncio la prof di ginnastica. Prof, mi scusi, alcuni studenti vorrebbero saltare l'orario delle pulizie. Che cosa assolutamente irresponsabile. Li metterò tutti quanti in punizione. Ma non dica che l'ho denunciato io, per favore. No, no, tranquillo, non lo dirò a nessuno. Grazie per esserti fidato di me, sei proprio un bravo ragazzo. Ah, sgamati tutti, chissà chi vi ha denunciato. Ops, siamo finiti anche dalla counselor. Accidenti, che cosa brutta. Oh no, veniamo spediti a casa. Oh no, dobbiamo tornare domani. Oh no, ci dobbiamo vendicare. Oh no, ci siamo anche bagati nella porta. Ma che cosa è successo qui? Dove sono tutti quanti? Ah, ok, loro sono qui. Il loro amico era rimasto bloccato. Sì, sì, è stato lui, ve lo dico io. È stato lui a denunciarci. Aspettate che lo sistemo, un secondo solo. E vedrete come farà una brutta fine. Eccolo! Eccolo, l'ho trovato! Oh no, lo stanno bullizzando di nuovo, poverino! Poverino! Dovrei vedere che cosa hanno combinato. Oh, povera stella, forse è il caso di premere il tasto U per una volta. Lo sai, Ukeru? Tu sei una persona molto sporca. No, con la candeggina cosa ci vuole fare, no? Perché non ti pulisci un po' con questa? No, no, cosa sta succedendo alla testa di Hayato? Cosa sta succedendo alla testa di Hayato? Che cosa? Cos'è sto demone? Ok, il rivale è stato eliminato, ma non ho assolutamente intenzione di parlare mai più di quello che è successo in questo momento. E non voglio mai più parlare neanche della testa di Hayato, perché ha fatto delle cose che credevo che avrei visto soltanto in un film dell'horror. E come me la levo di mano sta candeggina? Via, via! Posala subito, che cosa inquietante, mamma mia! Povero Ukeru che gli ho fatto vomitare candeggina. Credo che YouTube mi ucciderà per questo. E per la terza volta ho riavviato la giornata. E questa volta cercherò di agevolare il matchmaking con una vena di pazzia dovuta al fatto che cercherò di avvelenare il bento. Pertanto adesso devo premere il tasto K. In questo modo non mi intrometterò e lascerò che Ukeru parli con la sua innamorata, che poverina si aspettava 5 minuti, poteva mettersi con lui e invece no, mi sono messo nel mezzo io, che sono veramente una carogna. Oh, stai bene? Quelle persone sono veramente cattive. Mai cattive quanto il veleno che ti metterò nel bento, bimbo. Tranquilla, vedrai che il bento funzionerà per conquistare il tuo spasimante. Ops, è un peccato, mi c'è caduto dentro del veleno, non volevo, mi dispiace tantissimo, che faccia sto facendo? Ok, sono tornato normale, per fortuna. Ma cosa? Ma che è successo? Ho combinato qualche guai con la reputazione, no? Ma che? Ma cosa? Com'è successa questa cosa? Non credevo potesse succedere all'interno di una mod questa cosa. Ma che faccia ho? Hayato non mi sembra molto contento della piega che hanno preso le cose in questo momento. Però non c'è nessun senpai a biasimarmi, quindi tutto sommato potrei anche fregarmene altamente. No, invece no, non me ne posso fregare. Quanto poi devo resettare la giornata. Ok, rimettiamoci pure a fare il guardone per vedere come andrà a finire questo simpatico scambio di battute. La povera ragazza si sta di nuovo dichiarando, sostenendo che il loro amore potrebbe riuscire a sistemare qualunque problema. E anche Ukeru in 5 secondi ha cambiato idea. Non gli piace più senpai, ma gli piace questa sua vecchia amica.
E infatti adesso sono tutti molto molto convinti di essere una gran coppia. Ecco, guardate come sono pucciosi e carini, qui che si fanno le promesse d'amore, che si fanno anche le proposte di fidanzamento e che finiscono anche per baciarsi, che teneri. Il rivale è già eliminato, ma visto che io sono una stramaledetta sadica, in questa run ho deciso di, come si può dire, condire un pochino il suo bento. Mi dispiace bimbo, è il momento che tu muoia. Addio, è stato bello incontrarti. Non mi sento molto bene, ma non ho dubbi, guarda. E questo ragazzi cosa vi insegna? Che la violenza è inutile, molto meglio la persuasione. Perciò se avete un rivale da eliminare, fatelo fidanzare senza avvelenarlo, perché basta quello, insomma. Oh mio Dio, per favore svegliati, non può essere vero, no! Qui succedono cose, mi dispiace, chissà come mai è successa questa cosa orribile, boh, sicuramente io non ne so assolutamente niente, mi dispiace tanto bimbi, ma qui bisogna chiamare la polizia. Ops, è arrivata la polizia, ops, non hanno trovato niente, ma come sono inquietante! Mamma mia! E così ragazzi, oggi purtroppo c'è il funerale del nostro rivale. Che volete fare? A volte le cose brutte accadono, soprattutto quando si fanno accadere. E così ragazzi, abbiamo visto tutti i metodi di eliminazione di Return to Academy Height. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale di questi metodi vi è piaciuto di più. A me onestamente, come sempre, quelli pacifici, soprattutto quello col matchmaking, anche se trovo strano che il nostro rivale abbia cambiato idea in tipo 5 minuti, ma ok. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e vi lascio in descrizione, come al solito, il link per scaricare anche voi la mod. Grazie a tutti, alla prossima! Con il magico mondo della nuova Academy Height e Kira Eternal Love, ciao! E mi raccomando, se ci sono delle mod che volete farmi provare, scrivetelo nei commenti. Ciao ciao!